guardato la locandina di ieri, non guardate da nessuno. Il nostro orario l'hanno spaccato, l'abbiamo sbagliato noi. Se la troppo per te. Avevo capito che fosse le 6, tragicamente. Scusa. Ho comunque sentito alcuni degli interventi e visto che l'obiettivo è che fare per ricostruire un movimento contro le guerre di aggressione, come è stato puntualizzato, in un contesto appunto che è questo di un mondo che potrebbe essere, che sta forse diventando multipolare, ma la forza militare è ancora concentrata nelle mani dei belligeranti tradizionali. Ecco, vorrei essere una abbastanza operativa, ma è operativa per quello che si può, però vorrei far precedere questa parte pratica da una brevissima lettura di un libro, per dire che le cose si ripetono nei secoli dei secoli. Ernest Friedrich, pacifista tedesco, nel 1924 scrisse questo libro fotografico, Guerra alla guerra, bellissimo, potentissimo, perché mostrava il risultato della guerra. Ci sono delle foto atroci, io sono per far vedere che cos'è la guerra. Lui voleva prevenire la seconda guerra mondiale mostrando i risultati della prima, del primo grande macello. Comunque, in questo libro, scritto in quattro lingue, c'è una premessa che trovo molto attuale, che poi richiama a quello che alcuni di voi hanno già anche detto. Tutte le guerre sono causate dalle lotte per il possesso di ricchezze, una massima vera come poche altre, perché tutte le guerre fino ai nostri giorni hanno avuto come obiettivi la protezione o l'accumulo di ricchezze, proprietà e potere, e quindi non potranno che esserci sempre guerre finché il capitale governa e opprime il popolo. E guarda caso, questo non possiamo ignorarlo, ci sono tantissimi paesi che non fanno guerre di aggressione, non le fanno. Sono forse quei paesi, sì, alcuni sono nell'alveo del capitalismo, ma non possiamo ignorare che in America Latina ci sono dei paesi che si sforzano di lavorare per la pace e stanno intraprendendo un cammino diverso, seppure con molte contraddizioni, un cammino diverso da quello capitalista. Ogni occasione in cui il capitale internazionale si sente minacciato da un potenziale concorrente, ogni volta che i baroni delle fornaci e i padroni delle fabbriche bisticciano, non fanno che incrociare le spade e urlare la patria è in pericolo. E ecco, la versione moderna dell'urlare la patria in pericolo, a parte l'Ucraina, in cui urlano appunto questo in modo feroce, è i diritti umani sono in pericolo, no? La democrazia è in pericolo, dobbiamo accorrere, e questo è già stato detto. E quindi Ernest Friedrich sottolineava che combattendo il capitalismo si combatte la guerra, però poi come si fa? E lui esortava all'azione, poiché siamo noi a dover andare in guerra, siamo noi a doverla evitare. Questo non va, vale fino a un certo punto adesso, perché non c'è neanche più servizio militare obbligatorio in molti luoghi, soprattutto nei paesi che fanno le guerre di aggressione, e quindi il suo appello alla diserzione lanciato agli uomini e alle donne ancora di più, no? Dicendo siate voi più capaci se i vostri uomini non riescono, adesso è un po' forse poco praticabile, ma per esempio lancia un appello allo sciopero generale come prima arma. E se avete notato, chi fa attività pacifista dal tragico spartiacque del 1991, non ci fu mai in Italia uno sciopero generale delle grosse organizzazioni sindacali, mai, mai, non ci fu mai. Quelle piccole sì, certamente, infatti ho detto le grandi, però uno sciopero generale deve essere di massa per avere qualche effetto e non deve essere una manifestazione una tantum, come invece poi è successo spesso. E su questa base, così ecco, volevo ricordare Ernest Friedrich, perché visto che si è detto che comunque bisogna tornare a coinvolgere le persone, no? Perché siamo arrivati al lumicino proprio come impegno contro la guerra, l'ha detto anche Sergio, l'ha detto Maurizio,
il caso libico è stato tragico, è stato dolorosissimo per chi si è impegnato in quei 7 lunghi mesi e non succedeva niente, neanche gli indignati. Si sono indignati contro la guerra, si sono indignati su altre cose, ma contro la guerra non, no. Ecco, su questa base, perché ho citato Ernest Friedrich? Perché è un modo per coinvolgere, per tornare a parlare di guerra dalla parte delle vittime, mostrando che cos'è, potrebbe essere utilizzare l'anniversario della prima guerra mondiale e anche altri, molti altri anniversari. 2015 è un anno incredibilmente pieno di decennali e centenari, perché appunto ci fu l'entrata in guerra dell'Italia nel 1915, una guerra iniziata l'anno prima sulla base di menzogne notevoli, ovviamente una propaganda feroce che mise a tacere la maggior parte delle persone tranne pochi attivi. E però c'è anche la fine della seconda guerra mondiale, Hiroshima e Nagasaki, 70 anni, no? Ma c'è anche la fine della guerra in Vietnam, cioè dell'aggressione americana in Vietnam, 40 anni, 75. Ma c'è anche, per parlare delle aggressioni, delle destabilizzazioni, dei colpi di Stato, che sono altre guerre, la ricorrenza del massacro in Indonesia di 500.000 o 1 milione di comunisti, no? Con lo zampino degli Stati Uniti. Ma c'è anche l'anniversario del sporchissimo affare, che dimostra veramente tutto quello che c'è dietro, dell'Iran-Contra. E quindi dovremmo utilizzare tutte gli armeni. 85. No, gli armeni, dico. Ah, gli armeni, scusa, esatto, proprio il genocidio degli armeni, 100 anni, 1915. Quindi utilizzare tutte queste occasioni per un'azione, perché ognuno deve fare la sua parte. Se uno è insegnante, magari può proporre la mostra contro la guerra che abbiamo fatto con degli hanno fatto soprattutto i compagni di Napoli, e che si può scaricare liberamente, www.100anniguerre.org, questo per essere molto terra terra. Però è molto interessante perché dimostra, tra l'altro, ci sono è interessante perché mostra come già allora, eppure senza internet, senza 2.0, senza i grandi, non lo so, senza la CNN, senza Al Jazeera, senza l'Arabia, già allora la guerra fu resa possibile da una grandissima menzogna. Si disse che l'esercito tedesco in Belgio aveva tagliato le mani ai bambini e poi faceva camminare i bambini anche sui moncherini, perché gli tagliava anche le gambe, una cosa che poi risultò assolutamente falsa, ma a guerra partita. E la stessa cosa è successa per l'Iraq, è successa per la Libia, no? Dove erano i 10.000 morti, gli hanno fatti poi i bombardamenti e gli scontri successivi. E quindi il ruolo fondamentale, come già si diceva, dell'informazione, che però deve uscire dai circuiti. Quindi questo potrebbe essere un'idea, utilizzare queste ricorrenze. Poi io direi di additare sempre i colpevoli, nel senso che maledetti veramente, mi limito al caso della Libia, quelli che, come ha detto una mia amica, hanno fatto opinionismo sui morti e invece di impegnarsi hanno creduto alla favoletta dei rivoluzionari, dei ribelli rivoluzionari dagli occhi verdi, perché c'era anche chi scriveva questo anche a sinistra, maledetti, e dovrebbero fare autocritica e non la fanno, e quindi dobbiamo in un certo senso questo ribadirlo. È stato citato appunto sulla questione del tefare, non sono molto sistematica e sono un po' caotica, ma vado così per punti. Ricordiamo, bisognerebbe anche fare forse un compendio di quello che si tentò contro la guerra dal 91, di quello che si tentò e di quello che non si tentò. Quindi abbiamo già detto che gli scioperi non furono fatti, azioni dirette efficaci alla Greenpeace non furono fatte, l'informazione funzionò appunto molto male. Un'altra cosa che non si fece, ed è qualcosa che mi è molto cara perché ci ho provato varie volte ma non ho avuto nessun riscontro, è un'interposizione di massa, che non sono i corpi civili di pace, che tra l'altro vengono periodicamente evocati, ma
vengono usati per situazioni marginali e non servono a niente, adesso si spenderanno un sacco di soldi nuovo per questa cosa qui. Ma l'interposizione di massa, io mi chiedo sempre se in Iraq nel 2003, forse l'Iraq nel 2003 paradossalmente no, è stata la situazione in cui non si poteva fare niente perché Bush era pazzo, cioè Bush era al di là della... era al di là di anche di certi parametri, ma negli altri casi, e quindi è paradossale perché poi è stata l'unica guerra che ha visto veramente le masse coinvolte, in modo però del tutto banale, diciamo, e inefficace. Ma negli altri contesti, appunto, quando c'era la parvenza dell'ONU, no? la guerra del 1991, l'operazione di polizia internazionale, quando c'era la guerra umanitaria, la responsabilità di proteggere, lì si sarebbe dovuto da un lato smascherare assolutamente la bugia fondatrice, ma dall'altro io mi chiedo se 10.000 persone fossero partite per andare a fare interposizione sotto, cioè nei luoghi dove si voleva bombardare, non sarebbe forse servito? Io sono andata in varie circostanze, però eravamo pochissimi, obiettivamente eravamo pochissimi ed è stato del tutto inutile, tranne il fatto di sfogarsi un po' stando dalla parte delle vittime. Ma mi chiedo se questa interposizione di massa, molto diversa, ripeto, dai corpi civili di pace burocratizzati e anche insomma, utilizzati in modo strumentale, non potrebbe forse funzionare. Un'altra cosa molto importante su cui ci dobbiamo impegnare, già stato detto, è la campagna per l'uscita dalla NATO, e facciamola finalmente, perché tante volte, no, alle manifestazioni dei decenni, dei secoli si è detto fuori la NATO dall'Italia, fuori l'Italia dalla NATO, e poi però non c'è stato un riscontro parlamentare, non c'è stato un appello, Claudio può dirlo, all'illegalità della presenza, all'illegalità della NATO dopo il 99, no? Con un nuovo concetto strategico di difesa, ma non mi soffermerò su questo. Quindi ecco, è uno stimolo a un'azione di massa, partendo da quello che fu fatto, cioè ne abbiamo fatte tante e non ha funzionato, però forse c'erano delle cose che si potevano fare e non si fecero. Finisco con uno spunto, perché poi vi voglio chiedere un'azione diretta subito. Allora, quando si è molto pochi, forse bisogna fare le quinte colonne dei paesi non belligeranti e perché si impegnano per la pace. Una delle vergogne della guerra alla Libia e dell'atteggiamento della stessa sinistra, e non parlo del PD che per me non è sinistra, ma della stessa sinistra nel 2011, fu che fu assolutamente ignorato l'appello di Fidel Castro ad appoggiare l'azione di mediazione di Hugo Chavez, che era molto ben articolata, proponeva una commissione internazionale per la verità, per accertare la verità, e appunto poi un'azione negoziale, quindi si sarebbero smascherate le menzogne e avrebbe forse funzionato, ma nessuno la appoggiò, anche a livello dei movimenti non allineati. La Russia era un momento di avvicinamento all'Occidente, poi si era avveduta, infatti non credo che tornerà nell'errore, e quindi agevolò la partenza dei francesi con la risoluzione. Però appunto mi chiedo se non avremmo potuto più utilmente, come provavo, ma proprio come due gatti, fare un po' da puntello in Occidente per chi altrove provava ad aggirare i belligeranti, no? Ad accerchiarli. Anche l'Unione Africana ci provò un po', la Russia, forse avremmo dovuto fare dei sit-in in contemporanea davanti a tutte le ambasciate russe del mondo per chiedere di revocare il mandato che avevamo dato alla NATO. Ecco, chissà se riflettendo su quello che non si fece non troveremo dei modi di essere più efficaci. Grazie. Scusate.